Nerio sia stato convocato di notte per nulla. Pensi che i sommi sacerdoti, gli anziani del Sinedrio, si siano mossi dai loro giacigli, sforzando le membra. Pensi che io, Caifa, presidente del Sinedrio, capo dei sommi sacerdoti, che ho meritato la fiducia dell'Augusto Tiberio, mi sia messo all'ordine costituito in Giudea un nuovo ordinamento, capo di una banda di rivoltosi, è un Galileo, come dalla Galilea, per non sottostare alla condanna di Erode, un altro profeta, è venuto sono Tito Gnoli, e se costui ha il mezzo di far dire il provo di altri legittimi legati tra Erode e all'inizio di Sanremo definitivamente, se costui ambisca di diventare non sia piuttosto un predicatore solitario, sentato. Essere vendato da mille penitenze, imperdonabile, un tradimento che gli ha fatto sprofondare nell'abisso dell'infamia. Il profeta Fuggiasco sarà presto di fronte a me che più non ci speravo. Fin quando l'ho fatto ricercare in Galilea mi è sfuggito di mano, ora che mi ero quasi scordato di lui. Eccolo riapparire, Giovanni il Battista. Giovanni il Battista. Non volevo far uccidere il Battista, ma quello non trovava requie. La richiesta di consegnarle su un piatto d'argento la testa di quel dannato. Che orrore! Perché l'ho fatto? Eccoti dunque, Gesù di Nazareth. Ci ritroviamo entrambi in terra forestiera. L'incontro inaspettato con un conterraneo in terra foresticiturno, senza degnarmi di uno sguardo. Su, fammi un miracolo. Si dice che fai prodigi, guarigioni miracolose, allora su, un miracolo. Un miracolo per il tuo re, il miracolo di farmi guarire dal male della vecchiaia e far sì che questo mio corpo riprenda la vigoria di un tempo. Chiedo troppo? Almeno come te mi faccia balzare dal trono e che prenda il mio posto da re. Ore di Roma in Giudea. Perché mi licenzio e mi sputa in faccia. Non viene niente. Perché non mi licenzio? Qui c'è una fuoco.